Ciao, ciao da Callechita! Oggi devo darvi una notizia epica! Sono guida del nuovo Jurassic World Nuove Avventure. Dovete sapere che i dinosauri di Jurassic World Nuove Avventure sono arrivati proprio qua in Italia insieme a noi. Per questa ragione vi dirò come sopravvivere a un attacco del Cornotaurus toro che vi vuole azzannare. Ok, non perdiamo altro tempo! Siete pronti? Guardate che scatola misteriosa ci è arrivata direttamente dal campo cretaceo. Attenti alle corna! Prima di aprirlo vi racconto un po' la trama di Jurassic World Nuove Avventure. E per raccontarvi questa storia ho bisogno del mio cappellino. Ci sono tre ragazzi e tre ragazze che si incontrano al campo avventure di Jurassic World. Comunque lì sono a stretto contatto con tutti i dinosauri, possono vederli da vicino e tra l'altro possono far tour sulle jeep e per di più possono guidare il girosfere. Però ovviamente qualcosa andrà storto, così iniziò la loro avventura. E adesso apriamo la scatola, sono troppo curioso. Voilà. Adesso si apre. Una lettera. Caro Nikita, sappiamo che sei un grande esperto di avventure e ci serve la tua esperienza come guida recluta di campo cretaceo. I dinosauri di Jurassic World Nuove Avventure sono arrivati tra noi, proprio qui in Italia, per questo dobbiamo imparare a convivere con loro. In questa scatola troverai tutto l'occorrente per spiegare come comportarsi in caso di incontro ravvicinato con una specie molto, molto, molto pericolosa, il Carnotaurus Toro. Flip e Tao, supervisori di campo cretaceo. Questa scatola me la mandano Flip e Tao di Netflix Futures. Insieme abbiamo fatto un tutorial su come fare un impermeabile mimetico per nascondersi proprio dal Carnotaurus Toro. Guardate qua! Vi metto il link del video in descrizione. Adesso vediamo cosa c'è nella bella, bella, bella scatola. Quanto pesa! L'Indominus Rex ha dei denti veramente affilati. Motosaurus, che emette anche suoni e puoi fargli girare la testa e coda, però il bello di questo dinosauro qua, puoi mangiare i dinosauri quelli più piccoli. Poi un Trabosaurus, adesso lo metto qua. Dopo abbiamo il pezzo forte. È enorme. Allora, tiriamo fuori sto lucertola enorme. Adesso gli mettiamo le gambotte. Ora c'è la parte più bella. Vieni qua ad assaggiare. Ecco qua che se l'hai mangiati. Ecco qua, bravo cucciolino. Bravo, buono dinosauri, vero eh? Adesso vi faccio vedere da dove li tira fuori. Se vedete, da qua tu tiri fuori i dinosauri. Se riesco a farli uscire. Qua uno. Qua due. Guardate un po' la sua boccaccia. Qua il Tarbosaurus, anche questo qua muove la testa, anche lui. Anche lui muove la testa. Così. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Un tablet. In caso di combattimento contro il Carnotaurus Toro, chi vincerebbe? Andiamo a vedere uno spezzone della nuova serie di Jurassic World su Netflix. Conosci questo parco come le tue tasche, vero? Certo. Quindi sai da quale parte del recinto si trova il Carnotauro? Thank you.
nemico! Ci sta raggiungendo! È veloce, ma non in curva! Zigzag, al mio tre! Uno, due, tre! Lì, guarda! Kenji! Stai scherzando, vero? Forza! Forza! Per caso il grande dinosauro si è fatto male al nasino? Pensi di essere furbo, Taro? Non sei nessuno! Il Cornotaurus Thor è veramente spaventoso, però non è per niente coordinato. Quindi hanno fatto bene a correre zigozago, così il Cornotaurus Thor non riusciva a prenderli. E sono anche stati molto furbi a saltare dentro la gabbia, perché il Cornotaurus è grande e quindi non ci passa. Vediamo qualche altra scena. No! Benvenuti alla laguna di Jurassic World. Prossima fermata, molo dei traghetti. Correte! Stati veramente bravi a salire sulle scale in modo che il Cornotaurus Toro non li prenda, perché vabbè, il Cornotaurus Toro ha delle zampone enormi,
Quindi su dei gradini grandi così come vuoi che faccia a salire. Quindi scivola e cade, non riesce mica a salire. O se no si rallenta tantissimo. Però l'ideale sarebbe diventare invisibili e non far alcun tipo di rumore, perché il Cornotaurus toro ha un udito veramente sensibile. Chissà come se la cavano i ragazzi di Jurassic World Nuove Avventure dopo essere scappati dal Cornotaurus toro. Se anche voi siete curiosi come me, guardate su Netflix la nuova serie Jurassic World Nuove Avventure. E adesso io finisco l'episodio. Ciao ciao da canale Nikita, mettete like e iscrivetevi al canale Nikita.